Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, una nuova puntata particolarissima del Cartotto Educational da La Cavallazza. Ci troviamo a 2324 metri, siamo inseriti su quello che è stato il territorio, il terreno di scontro della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. Questo che stiamo osservando è uno degli stoli. Possiamo tradurre stolo con trincea. In particolar modo, questo settore era difeso dalle truppe austro-ungariche in un primo tempo, che nella roccia hanno realizzato questa trincea che, come vediamo, gode di un punto di osservazione importante sui due versanti della montagna. Qui siamo sulla catena del Lago Rai. Abbiamo qui le pale di San Martino, che ora sono leggermente velate. Qui c'è una prima visione. Se mi seguite, in questa veste molto Alberto Angela, venite con me. L'interno di una trincea, dello stolo. Immaginiamo anche gli inverni delle truppe, gli zaini da portare su con le gavette, con un sacco di altro materiale, gli inverni rigidissimi. Ecco, se venite ancora con me, vediamo proprio attraversando lo stolo, e lo stolo conduceva poi a due punti di osservazione su due differenti versanti della montagna. Qui c'è una roccia che in qualche maniera ripara e c'è esponendosi un primo sguardo, ma in realtà, se ora l'operatrice mi segue, guarda, eccoci qua, bisogna stare anche molto attenti. Ora qui sono senza racchette, venite, dimostrazione che è tutto, insomma, live. Eccoci qua. Procediamo con cautela, naturalmente, come sempre deve essere fatto in montagna. Eccoci qua, Lago della Cavallazza, altro versante della montagna. Quello che si vede in lontananza è il Passo Rolle, 1984 metri, mentre ricordo qui siamo a 2300 circa. Ebbene, queste pietre, questi luoghi profumano di storia. La Grande Guerra ha visto contrapposte le truppe austro-ungariche e le truppe italiane. Qui si sono alternati austro-ungarici e italiani. Un saluto dalla catena del Lago Rai. A presto per il prossimo Cartotto Educational. Ciao!